Ci sono giocatori che, nonostante non sono super atletici, non hanno un palleggio estremamente veloce e non sono neanche forti fisicamente, sono molto difficili da difendere e riescono a farti il culo lo stesso. Tyler Herro è uno di questi. Andiamo ad analizzare il suo gioco e scopriamo come fa. Il motivo è che offensivamente ha tante armi che, se usate nelle giuste situazioni, creano tante imprevedibilità per i difensori. Il primo aspetto è essere un realizzatore a tre livelli, quindi essere in grado di segnare da tre punti, in area e nel mid range, indipendentemente se lo fai con un arresto o in corsa. Il secondo è essere in grado di giocare con la palla e senza palla, quindi essere capace di creare il proprio tiro dal palleggio e da movimenti senza palla, che possono essere tagli, semplici riposizionamenti o uscite dai blocchi. Terzo aspetto è la capacità di leggere e finalizzare i vantaggi creati con i giochi a due, quindi essere in grado di capire quale dei tre livelli la difesa ti concede. E se non te ne concede nessuno, essere in grado di leggere quale tuo compagno ha un vantaggio. Tyler Herro non gioca soltanto pick and roll, ma gioca anche tantissimi consegnati, aggiungendo così un'altra variabile di imprevedibilità al suo gioco. L'ultimo è essere in grado di giocare al proprio ritmo e non subire la pressione fisica. Tyler è bravo a riconoscere quando sta per esserci contatto e a causarlo prima che lo faccia il difensore, in modo da avere l'inerzia del movimento a suo favore. Vedete come chi lo marca deve saperlo difendere uno contro uno, inseguirlo sui blocchi, fare attenzione sui movimenti senza palla . Difenderlo in pick and roll e su consegnati, e a volte anche in più situazioni consecutive nella stessa azione. Inoltre, non basta togliergli un aspetto del suo gioco, perché tanto è capace di punirti in più modi e segnare da qualsiasi posizione del campo. È normale che anche i migliori difensori NBA a fine partita alzano la testa a tabellone e leggono Tyler Herro 25 o 30. Infine, ricordate che in queste situazioni non basta saperle leggere e giocare correttamente, ma bisogna anche buttare la palla nel cesto. Quindi dovete anche isolarle e allenare la parte tecnica.